Spesso avrete sentito dire, quando c'è la salute c'è tutto. Molte persone infatti pensano e affermano che la salute sia il bene supremo e che Dio, se si interessasse di noi, essi dicono, dovrebbe liberarci da ogni male e debolezza fisica. Altre volte avrete da altri sentito dire, col denaro si può tutto. Molti infatti pensano che il denaro e la prosperità sia il bene supremo e che l'intervento di Dio più prezioso sarebbe che egli ci concedesse lavoro e guadagno, benessere e agiatezza, distribuendo abbondantemente a tutti i beni di questo mondo. Quante volte avete poi sentito dire in questi ultimi anni, se il Dio ci fosse e si interessasse agli uomini, ci dovrebbe essere pace e giustizia in questo mondo. Molti infatti pensano e affermano che Dio dovrebbe porre fine alle guerre, alle divisioni, agli sfruttamenti, ai soprusi, agli abusi, alle oppressioni di cui ciascuno di noi si sente vittima. Qualche tempo prima che il Messia nascesse da Maria, un angelo apparve a Giuseppe e gli disse da parte di Dio, tu gli porrai nome Gesù. Il nome proprio del figliuolo eterno di Dio, incarnatosi per gli uomini, doveva essere, per volontà divina, Gesù, che significa il Dio salva. Ma l'angelo disse ancora a Giuseppe, gli porrai nome Gesù perché egli salverà il popolo dai propri peccati. L'uomo, cioè, si preoccupa solo di stare il meglio possibile, qui e ora, in questa esistenza e in questa terra, e cerca salute, lavoro, denaro, prosperità, giustizia, pace. Il Dio si preoccupa dell'avvenire eterno dell'uomo, oltre questa brevissima esistenza terrena. Gesù stesso disse, infatti, che cosa guadagna un uomo se riesce a possedere tutto il mondo e poi perde l'anima sua? La parola di Dio è chiara. Se non sei liberato dal tuo proprio peccato, né salute, né prosperità, né pace, né alcun'altra cosa che tu puoi essere o fare qua giù ti libererà dalla morte e dalla perdizione. Che cosa giova liberarti dai mali della superficie, malattia, avversità, ingiustizia, e lasciarti il cancro che rode il centro del tuo essere, l'anima tua? Sia ringraziato il Dio che nell'amore suo infinito si è preoccupato della nostra vera salvezza. E senza ascoltare le nostre richieste di passeggere liberazioni e di passeggeri possessi, ha dato il suo unigenito figliuolo affinché noi ottenessimo la vera ed eterna liberazione ed il vero ed eterno possesso. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.